Vorrei invitarti a Santa Caterina perché? Beh, per tre motivi buonissimi. Il primo perché è una settimana coinvolgente. Quelli che vengono su tornano a casa e vorrebbero iscriversi subito per un altro appuntamento. Quindi troverai degli altri ragazzi con cui spendere del tempo alla grande. Seconda cosa, è una settimana della profondità. Perché sarà l'occasione per andare nella profondità del tuo cuore, per non rimanere in superficie. La terza cosa è la capacità di entrare in contatto con altri che vengono da posti molto diversi rispetto a casa tua, ragazzi che vengono da altre parrocchie, da altri luoghi, che fanno tanti cammini e dunque diventa la possibilità per confrontarsi. Santa Caterina è una settimana a luglio aperta a tutti gli adolescenti della diocesi in cui ci saranno sia momenti di divertimento sia momenti di preghiera. Ci saranno momenti di testimonianza, ci saranno momenti di lavoro a gruppi, ci saranno momenti di laboratori in cui ognuno sarà coinvolto. Si incontreranno gli amici del COE, che è il centro di orientamento educativo, quindi ci faranno conoscere anche una cultura diversa dalla nostra perché vengono dal Bangladesh, dallo Zambia, dal Zimbabwe, insomma un po' da tutto il mondo. Quest'estate a Santa Caterina ci occuperemo delle relazioni, per cui, non so, ci concentreremo su internet, sui social network, su Facebook, su Twitter, sul mondo virtuale, ma anche sulle serie TV, i cartoni animati. Insomma, cercheremo insieme di analizzare cosa questa società ci dice, con quali immagini ce lo dice, e poi insieme cercheremo anche di costruire invece qual è la nostra idea di relazione, quali relazioni vogliamo far crescere, quali relazioni vogliamo costruire con i nostri amici, con i nostri fidanzati e fidanzate, con la nostra famiglia. Tu puoi essere protagonista della tua chiesa perché sei proprio tu che decidi di partecipare a queste settimane, tu decidi di prenderti l'incarico di seguire i più piccoli, dire ok, io ci sto in questo mondo, io ci sto in questa chiesa e posso fare qualcosa nella vita di tutti i giorni, nel mio impegno in oratorio, nel mio impegno di animatore, nel mio impegno di studente, nel mio impegno di persona cristiana. Okay. Ti aspettiamo.